Ritornano i manuali di Brico su Arte per te. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi recensisco i manuali Edibrico. Questi me li ha mandati proprio l'Edibrico. L'Edibrico qualche tempo fa mi ha mandato, credo, la serie completa dei manuali Edibrico. È estate però, quindi non mi sembrava il momento ideale né per leggerli, andare a sfogliare e presentarvi quelli che secondo me erano i più carini, né per proporveli perché eravate tutti in vacanza e quindi leggere i manuali di Fedatè non penso sia stato tra le vostre priorità. Ora è autunno, siamo tornati a casa, vediamo a casa le cose che non vanno bene, io stessa sto riprendendo casa in più punti, dopo l'incendio ho dovuto rifare parte della cucina, mentre facevo la cucina ho deciso... Sapete che ho comprato Billy è ancora lì, tutto confezionato, che andrà poi montato proprio qua di fronte a me, tutto attorno a questa finestra. E così mi è venuto in mente che avevo questi manuali e tra tutti quelli che avevo ne ho selezionati 4 da regalare a 4 di voi e da recensire. Sono dei manuali del far da sé, tutti fai da te facili, e sono mobili moderni e funzionali, quindi come costruirsi o sistemare da soli dei mobili. E ce ne sono di carinissimi e facilissimi da fare. Mobili unici da kit, e anche questi sono dei mobili che possono essere ricavati sia da mobili tipo comprati all'IKEA, in altri ai Brico, ai vari centri commerciali, che poi vengono assemblati diversamente e vengono fatti in maniera carina. Poi questo è proprio, l'ho scelto perché è in tema con le nostre disavventure, cucine belle ed economiche. Questo è anche molto molto utile, specie per chi ha una casa piccolina, le soluzioni salva spazio. Ora, sono tutti, è tutto un filone di libri che si riaggancia alle nostre rubriche di restauro, fai da te, come sistemare un armadio, vedrete come fare la libreria, quindi sull'onda di questi video che vorrò mandare su Arte per te vi mando questi libretti dove vi si spiega in maniera pratica le operazioni da fare che io vi spiego così online. Quindi sono tutte nozioni che oltre che sui libri di Brico troverete nella programmazione di Arte per te. Cosa mi è piaciuto di questi libri? Di questi libri, di quelli che ho scelto, mi è piaciuto innanzitutto, per esempio, quello della cucina che noi mandiamo a fuoco ogni 4 anni ciclicamente. Per esempio, qua c'è un progetto che mi piace tantissimo e che è la cucina armadio. Loro ti fanno vedere come trasformare un vecchio armadio, tra l'altro comunissimo, in un angolo cottura da nascondere. Insomma, sono libri che sono utili sia per uomini che per donne. Andiamoli ad analizzare tutti. All'interno di cucine belle ed economiche ci sono soluzioni di rivisitazione di cucine che già si hanno e quindi utilissimo, decorazioni per la cucina, costruzioni e montaggi e smontaggi degli elementi della cucina e poi costruzioni e creazioni di abbellimenti e complementi per la cucina. È molto creativo come libro, è poco tecnico, le cose tecniche le facciamo fare ai mariti, ma sono molto molto semplici da fare, tutto spiegato con compendi fotografici e didascalie che fanno capire effettivamente tutti i lavori da compiere passo passo, ed è fatto molto molto bene. È uno di quei manualini che trattano argomenti complicati in maniera molto semplice, quindi ve lo consiglio se dovete rifare la cucina per esempio in maniera creativa e divertente. Questo va molto molto bene. Un altro che mi è piaciuto molto e che ho voluto inserire perché è più maschile è mobili pratici, mobili unici da kit. In pratica sono quei mobili che sono venduti nei grandi negozi tipo Brico, appunto vi dicevo, tipo IKEA, che poi vengono assemblati in maniera creativa. Quindi un po' come faccio io nel mio venuto in IKEA, come farò con la libreria che trasformerò totalmente, così troverete soluzioni, magari se non avete la creatività di trovarle da sole, suggerimenti molto carini. Se volete rinnovare casa con magari dei mobili che già avete, andate a dare un'occhiata a questo libretto perché ha delle idee molto molto belline. Un altro libretto molto 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 carino, questo è un libretto più ardito, è per quelli che già hanno una buona capacità di lavorazione del legno, ma ci sono delle idee troppo carine, oddio, non è che bisogna essere dei geni, ma per esempio la cosa che mi ha colpito tantissimo
è il tavolo che si apre a fisarmonica, è pazzesco, oppure dei letti che escono da posti da cui non ti immagineresti mai potessero uscire dei letti. Insomma, ci sono dei modi di modificazione degli spazi e dell'ambiente che sono veramente, veramente molto, molto carini, a cui io stessa non avevo mai pensato. Mi ha aperto la finestrella della creatività questo libretto, e per questo ve lo voglio consigliare. Un altro libro, forse è quello che mi piace di più tra tutti quelli che vi ho consigliato, mi piacciono tutti, ma questo mi piace per quello che offre, sono le soluzioni salva spazio. Questo libro, oltre alle soluzioni pratiche che vi dà, come degli armadi salva spazio, dei ripiani salva spazio, dei tavolini da salotto salva spazio, insomma tantissimi tavoli salva spazio, tutte cose poi molto facili da creare. Alla fine sì, avendo un trapano, una fresa, si fa tutto, ed è molto semplice, specie per voi maschietti, ma io non voglio essere sessista, anche voi femminucce, perché io potrei farlo, quindi potete farlo anche tutte voi, dà delle soluzioni molto molto carine. Sono dei libri che mi piacciono molto e che vi sto mettendo in palio, sono in palio per voi, quattro di voi li vinceranno, mi piacciono molto, mi piace molto metterli in palio perché sono soprattutto dei libri che possono piacere anche ai maschietti finalmente. Noi di solito quando recensiamo, recensiamo sempre cose da femminucce, perché volete, sono femminuccia, quindi dategli un'occhiata se avete un centro che vende, un brico che vende edibrico, e vedrete quanto sono carini questi libretti, completi, funzionali. Quattro di voi potranno averli in omaggio perché l'edibrico li ha mandati a me, ma io non intendo tenere neanche un libro di quelli che mi ha mandato, perché se li mandano a me, come sapete, li mandano a me per voi, quindi tutti i libri andranno a voi, e questi invece andranno a quei quattro che lasceranno 1, 2, 3, 20.000 commenti sotto al video. Io tra una settimana in questa data sorteggerò i quattro vincitori, a cui manderò un'email dopo aver sorteggiato, e quindi loro mi faranno avere il loro indirizzo e io sarò lieta di spedire questi bellissimi manuali di brico. Sono molto molto carini. Regole per partecipare al sorteggio, sempre le stesse: essere iscritti ad Arte per Te, essere iscritti a Due Cuori Una Cappa e lasciare tanti tanti commenti qua sotto. Di voi ci saranno quattro fortunati estratti che vinceranno questi manualini. Riscopriteli i manuali di brico, sono delle pubblicazioni fatte molto bene, dove, come vi dico sempre, per i manuali la cosa importante è che al corredo spiegato e fotografato corrisponda anche una fattibilità del progetto, e questi lo sono. Bene, non mi rimane che salutarvi, augurarvi in bocca al lupo, lasciate tanti commenti, vi aspetto sempre su Facebook e su Instagram, qua sotto trovate i link di riferimento. Non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, arrivederci! Eccoci pronti per estrarre i due vincitori degli album per acquerello Ferrario. Allora, copiamo l'indirizzo fino a qui. Ok, copia. Spero si veda. Benissimo. Dopodiché andiamo su suadeo.ch, che useremo per estrarre, e incolliamo il nostro indirizzo. Selezioniamo il numero dei vincitori, che è 2, e vediamo subito chi ha vinto. Ta-ta-ta-ta, apparirà più o meno qua. Eccoli, vi avvicino. E allora sono, vediamo se riesco a mettere a fuoco, Elisa Cetta e Stefano Pernice. Allora, Elisa Cetta e Stefano Pernice, avete vinto i due album. Fatemi sapere il vostro indirizzo, io cercherò di contattarvi, avrete 10 giorni di tempo per segnalarmi la vostra vittoria. E allora, complimenti a tutti, a quelli che hanno partecipato, non demordete, scusate se mi distrago, ma qui io Enzo guardo cosa combina, non demordete se non avete vinto questa cosa, perché molto presto arriverà un nuovo giveaway su Arte per Te per tutti voi. Intanto complimenti ai vincitori, bravissimi, e aspettando il prossimo giveaway io vi dico buona giornata a tutti.